Regà, ma che stanzia? Ma siamo seri? Saranno 4 minuti. Bene, cominciamo con i colpi di tosse. Saranno 4 minuti scarsi che ho cominciato e già la chat che dice: chat è morta, Zack, dove sei? Ma io dico, boh, un po' di pazienza, su via. Vabbè, ormai il microfono l'ho attivato, quindi fammi salutare. Ciao Tony, che fregalello Mario a Luigi, anche se Luigi non lo vedo così spesso durante le live mie. Ciao Iper, ciao Duraner, che mi accusa del silenzio totale, non te lo perdonerò mai, tanti Streamlabs che spammano zaghe. E ciao Diego! Vedete, volevo solo aspettare qualche minutino, se... Minutino mi sa che non si può dire perché già minuto è di suona... No, non è vero, un diminutivo no. Vabbè, volevo giusto aspettare qualche minuto, se per caso arriva qualcun altro, non so. Com'è il tempo? Stava a piove fino a, boh, un paio d'ore fa, adesso è molto nuvoloso, ma non ci sono rovesci. Però, dove ho visto Grigo, non ho salutato Grigo, se ho salutato Grigo mi sono rincoglionito. Da me c'è il sole. Buon per te. Cioè, invece di perdere tempo a seguirmi, potresti approfittarne per farti due passi? Io personalmente farei così. Non ci terrei a sentire Zaghe che spara cavolate. E, beh, che dire. Magari aspetto un altro minuto prima di passare a Wario Land, se per caso arriva qualcun altro. Intanto, chat, vi chiedo, secondo voi, quale sarà il prossimo power-up che beccheremo quest'oggi? Mi stai dicendo che... No, Firo, non sto dicendo che non ti voglio, ti sto semplicemente dicendo che due passi al sole sono decisamente più salutari. La notizia del parco. Allora, dovrei pescarla un attimo, però intanto posso dirvi a voce che hanno annunciato una nuova data d'apertura per il Super Nintendo World e a quanto pare aprirà al pubblico il 18 marzo. Ora ve la linko subito. No, le pinne le ho già tenute, Diego. Mi pare alla seconda live. E questa è la quarta. Perciò, wow, meno 9 all'apertura del Super Nintendo World. Non lo so, sono un pochino scettico perché ho ancora un po' di timore per via della pandemia, però vedremo se comunque rispetteranno tutte le norme, centellineranno le uscite e quant'altro. Direi che si può fare. Anche se una piccolissima parte di me teme che potrebbero rimandarla di nuovo a pochi giorni dall'apertura effettiva, però vedremo, dai, vedremo. Il prossimo power-up sarà il Pay to Win, che ti costringe a pagare per usarlo, altrimenti non vai avanti nel gioco. Che fortuna! Non vedevo l'ora di ottenere questo potenziamento. Vabbè, dai, fatemi pausare la musica. E direi che siamo pronti per iniziare. Eccoci qua. Allora, sì, mi ricordo sta cosa che eravamo qua, non mi ricordo per... Ok, dobbiamo trovare lo scrigno rosso. Dai, magari è qua dentro, ci va bene la prima botta. No, quello è il verde. Aia. Se faccio così... no, infatti. Ci ho sperato. No, non mi piace il livello tutto al buio. Non si vede nulla.
Intanto, se volete, raccontatemi un po'. Oh mammina, ma aspettate, quindi la chiave e lo scrigno sono nella stessa stanza, praticamente appiccicate, ma si raggiungono ai lati opposti. Forse ho capito cosa bisogna fare e non mi piace. Stavo dicendo, chat, volete raccontarmi come state passando la vostra bellissima giornata, oltre a sentirmi sparare cavolate? Ma quindi che de... Oh mamma... Oh, ho capito! Ok, è figa sta cosa. Cioè, devo fare il loop della stanza per cercare di fare una specie di scalata, sfondare così i blocchi e ottenere la chiave da una parte e lo scrigno dall'altra. Dai, però... Sì, mi pare si chiami Turtle Rock questo livello. A parte la pioggia, tutto bene. E vai! Beh, non è proprio il livello. Dai, però, non è proprio il livello più emozionante con cui partire, ma. Guardiamo il lato positivo. Sappiamo già che cosa fare e non stiamo andando a vuoto. Esattamente, no, no, scusate un attimo solo. Esattamente qui, Wario. Ciao Comem! Ecco Comem, rispondici tu. Esattamente qui, in questo preciso pezzo, Wario, su cosa sta scivolando? Ok, e la chiave è presa. Alla spinta della scivolata precedente. Mi piace più la risposta di Tony che dice in caps sul vuoto. Quindi devo fare la stessa identica cosa per raggiungere lo scrigno. È un po' pigro come level design, ma facciamo che ci può andare. Sì, ieri vederti su Bros Deluxe è stato molto simpatico. Mica male comunque. Non sono neanche passati 5 minuti, abbiamo già trovato uno scrigno. E questo livello devo rifarlo immediatamente perché ci manca anche lo scrigno rosso. Hai trovato dei pezzi! Oppure Firo dice dei petali. Ah, ora mi sa che c'è la parte noiosa. Magari c'è qualcosa di sopra. No, niente. I cocci di Pokémon. A cosa servivano i cocci di Pokémon? Ho un vuoto. Il Tempio del Sole era quello che apriva delle strade in base basandosi se era giorno o se era notte, vero? Ok, mi sono ricordato a cosa servono i cocci, grazie. Ok, mi sono ricordato anche cos'è il tempio, ma quello sinceramente non mi è dispiaciuto così tanto. L'unica cosa che ho trovato veramente stupidina era quella porta nascosta che ottenevi solo se ti facevi appallotturare da quei bruchi strani. Cioè, quella veramente era una cavolata, nel senso che... Come pu puoi aspettarti che il giocatore ci arrivi? Non mi serve questa.
Vabbè, che pizza. Questo è facilmente uno dei livelli che meno preferisco, eh. Ok, pure di qua c'è qualcosa. Più che altro non hai la minima idea di dove andare. Vai. O memorizzi a memoria il layout del livello, o vai semplicemente a caso sperando che sia la volta buona. Cioè, è come se fosse un labirinto reso in qualche modo addirittura più tedioso. Ok, questa porta non mi pare di esserci andato. Se mangio la mela mi fa qualcosa? No, voglio la mela, dammela, non mancarmi! Ok, Wario ciccione. Che combo! Ciao Maggi! Oh, interessante sta cosa, ok. Mi viene in sottofondo, va bene, grazie. Oh, continuiamo la lore di Wario che ci prova con le tizie di Xenoblade. Allora, aspettate. No, 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 magari mi levo un attimo da qui. No, non si vede più Wario che fa l'occhiolino! 4 su 10, peccato. Vabbè, volevo fare la battuta. No, e dai. No, niente, non riesco a mettere pausa mentre è elettrificato. Ok, volevo fare la battuta che questo era Wario dopo che aveva fatto l'occhiolino a Mitra per provarci. Non è semplicissimo. Ok, no, non è vero, dai. Ci sono riuscito alla prima botta. Dai, buca in uno, me lo sento. Non è vero, ma... Cioè, no, 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 ok. Oh, mamma mia, questa buca eterna. Boh, dovrò fare metà, credo. Ok. Qui non so se fare massima potenza. No, forse vado un attimo indietro, se no vado nell'erbaccia. Ok, ora sto tranquillo. Mamma mia. Che ansia. Greetings from Ireland. Hello there. I don't know how you ended up here. This is an Italian channel. Oh, non ho la chiave rossa. Avresti fatto Albatross in una buca con par 4, la vedo difficile. Ah, ma era qui la chiave, va bene. Anyway, welcome, Sir Axeman, Axeman. Adesso faccio un 50 inglese, 50 italiano, e per come faccio io le pronunce, Thank you for the follow. E questo... Non avevamo trovata una simile di queste cose? O mi sto confondendo? Boh.
Ok, avevamo sbloccato una cosa come 100 miliardi di livelli da rivisitare, quindi andiamo un attimo dalla figura amichevolissima che totalmente non sta preparando un piano malvagio. Desert Ruins, mi sa che è il tempio che ci diceva Diego prima. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh mammina, lo scrigno blu. Dai, quindi chissà dove diamine dovrò andare. Non so, io vado qua sulla fiducia e poi si vedrà. Decisamente no, credo. Oh, oh, carino. Bene, non me ne frega più niente se questo livello si svolge di notte o di giorno, quindi. Ciao tizio bello. Hai distrutto la porta? Sì, l'ho proprio disintegrata. Non so se... Forse sta cosa la posso... Ah! Bene. Mi sento molto realizzato, anche se non credo di aver ottenuto nulla che servisse per proseguire. Eh no, però. Yeah! Mi sto divertendo un mondo! No, Tony non è mod. Tony è un fedelissimo utente a cui vogliamo tanto bene. E che diamine. Scusate se ho fatto questo piccolo speed up improvviso, ma insomma. Non è che ci tenevo tanto a rivedere da cima a fondo l'animazione della molla. E ciao Lucario! Mamma mia, mamma mia! No, ci sono i mod, tizio bello. Beh, a logica direi che la chiave blu sta qua sotto. Ma nemmeno per errore, qui c'è solo una chiave. Una chiave. Una moneta. Quello con la corona vuol dire che hai Twitch Prime. O che... Aspetta, no, scusate, forse... O che hai Twitch Prime o che sei abbonato a questo specifico canale. Comunque non ho trovato nulla di interessante, quindi... Tizio, mollami. Ok, la corona significa che hai Twitch Prime, perfetto. Dai! Beh, qua non ho trovato nulla di interessante, speriamola, il lato sinistro almeno. La mappa per la chiave blu, per il momento no. Se vado in crisi... Ovvero, una volta che ho finito di esplorare anche queste stanze nel lato ovest, allora sì, mandamela pure. E complimenti a Tizio Bello per aver avuto il coraggio di scrivere in chat una battutaccia che ho sempre pensato ma non ho mai avuto il coraggio di fare.
Qua non c'è nulla. Allora, ah, a posto, dovevamo andare di qua. Credo, spero. Oh, 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 wow. Sì, stavo totalmente parlando con te, tizio, riguardo il mollami. Ok. Qua secondo me c'è lo scrigno, ma prima esploriamo. No! Ho capito cosa devo fare. Vai. Non qua. Ok, beh, intanto premiamolo. Male non farà. Allora. Qua c'è un power-up bellissimo che... Ok, perfetto, è l'unica strada al momento. Guardatelo quanto è sexy questo Wario Vampiro. Non vorreste avere nella vita di tutti i giorni un Wario Vampiro da coccolare e con cui fare colazione insieme? Ah, cavolo. Speravo di avere un salto abbastanza alto. Assolutamente no, è inquietante. Ma no. Oh, ma è un boss questo. Figo. Ok, che devo fare? Becca di questa. Che devo farci? Non ho capito la logica. Cioè, è una sorta di robo per gonfiarlo in remoto? Cioè, lui emette sto coso, lo schiaccio e si gonfia? È un gonfia palloncini wireless? Mamma mia ragazzi, brutale questo boss, è morto malissimo. Eh sì, non ho la chiave però. Allora, dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Eccola! L'ho vista. Il vampiro funziona come mini Wario? Beh, oddio, non tanto in realtà. Cioè, mini Wario salti più in alto e attraverso i cunicoli. Wario vampiro puoi letteralmente volare, cioè non ti ferma quasi nulla. Spero di non doverlo rifare il boss. Ok, no, è andato. Bene! Abbiamo finito di storia con questo livello. Ovviamente lato completismo assolutamente no, cioè manca... Oh, altra roba! Cioè, altri cocci. Immagino dovrò prendere quattro di questi cosi per evocare il sole, non lo so. Ah no, ne bastavano due. Ammira il sole! Ok. Ve lo ricordate il gufo mio? Oh, ok. Oh, adesso è giorno. Può arrivare il giorno nel lato est. Carino, quindi non era un bug, meno male. Ho sempre temuto. Oh, ho capito, devo fare tutto il lato est. Ho sempre temuto fosse un qualche glitch. Ok.
Abbiamo Castle of Illusions, Frigid Sea e Colossal Hall. Perciò attendo che la chat mi dica quale livello vuole vedere di giorno. Primo, no, il primo è fuori discussione, è l'unico che non dobbiamo visitare. Perciò, do retta a Diver che ha votato per primo il ghiaccio. Allora, vediamo che intanto quale dobbiamo prendere. Ah, anche qua quello blu. Che lo dovrò fare prima o poi è innegabile, ma non lo devo fare adesso. Tra l'altro mi chiedo se effettivamente cambia qualcosa ora che abbiamo il layout di giorno. Mamma mia, voglio saltare più in alto. Sparisci. Ok, va bene anche così. Figo! Di giorno si è sciolta la cascata, cioè si è sciolta la parete di ghiaccio e si è rivelata essere una cascata. Molto carino come tocco. Mi piace che chiave e scrigno sono letteralmente appiccicati. Guardatelo Wario quanto è amused da questa cosa. Vorrei farmi tutto il percorso, tanto per la soddisfazione di farlo. Che, ok, è da qui. Yeah! Missione 5 del Monte Refrigero di Mario 64. Beh, oggi ci stiamo mangiando scrigni che è una meraviglia. Sembra una navicella UFO. E scommetto di aver pronunciato male quel livello che ho detto prima. Ok, non ho idea di cosa abbia fatto. Però, allora, scegliete tra castello e chiamiamolo cratere per semplicità. Oh, ciao Pingu16, che piacere vederti. Ricordo di averti fatto un raid, mi pare, la settimana scorsa. Sì, comunque il bello di Wario Land è proprio questo, che letteralmente i nemici cercano di ostacolarti, ma paradossalmente sono quelli che ti aiutano ad andare avanti. Castello, castello, ok, vedo due voti per il castello. Ma aspetta, torniamo un attimo indietro. E ce lo facciamo di giorno. Perfetto. No, 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 no. Ok. Quale dobbiamo prendere? Oh, mamma mia, questo è da visitare da cima a fondo. Ah, stavolta sti cavoletti li posso far fuori. Ah, dovremmo. Gli orari al momento sono quelli che sono, però chissà, magari in futuro qualche programma potrebbe cambiare. E non mi dilungo oltre qui, altrimenti potrei rischiare di fare spoiler. Spoiler
spoiler che tra l'altro non ho neanche accennato a Magic. Ha detto Comem, voto per entrare nel tubo sulla... Mamma mia, Comem! Io pure, perché non ci ho pensato a questa cosa talmente basilare? Come ci arrivo là? Soprattutto, ok, è per forza quello rosso, ci devo arrivare in qualche modo. Interruttore! Niente interrutto. Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ah, ecco, lo sapevo. Ok, mi serve di nuovo il nemico. Ho detto, mi serve di nuovo il nemico. Via qua! No! Abbassa sto coso! Mi scusi? Grazie. Ok, e almeno lo scrigno ce l'abbiamo a portata. Ora il problema è trovare la chiave. Ma io dico, è giorno, perché anche di giorno possono spawnare gli zombie? Assolutamente no. Sono zombie temerari. Oh wow, potrebbero anche farsi gli affari loro per quanto mi riguarda. Ok, che stanno tra virgolette al buio perché sono all'interno delle pareti del castello, però insomma. Qua niente. No, 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 no. Devo fare letteralmente un copia e incolla degli ultimi 3 minuti, quindi qualcuno mi aiuti. Grazie per il bravo. Qualcuno mi dia un qualche argomento di cui parlare. Anche perché sono molto 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 infastidito in questo momento. Ma proprio il dover fare avanti e indietro e rientra nella stanza e premi l'interruttore e riesci dalla stanza e abbassati per gli zombie e... Che diamine. Quando esce Galaxy 3... Oh, credo mai. Galaxy 2... Mi dà l'idea che l'abbiano fatto perché era perché avevano troppe idee scartate che si sentivano proprio bisogno di doverle fare e quindi hanno fatto il 2. Ma una volta uscito quello, si sono detti: ok, con Galaxy abbiamo finito, non ci serve più che ci non serve più che ci pensiamo e quindi non penso vedremo mai un Mario Galaxy 3, così come non penso vedremo mai un Mario Odyssey 2, l'avrebbero già proposto probabilmente. Poi no 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 no. Ok, va bene, dai, dai. Solo un pezzo di strada da rifare. Quanto è bello Gomem, tantissimo. Seguite tutti Gomem anche se non ha un canale Twitch. Poi, pregi e difetti di Wario Land 4. Mi ricordo molto poco Wario Land 4. Ah, cavolo. Oh, ok, aspetta. Vieni, 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 vieni. Ma devo distruggere qualcosa? Comunque dicevo, ricordo molto poco di Wario Land 4. Ricordo che era un po' più libero nell'esplorazione, nel senso che potevi scegliere nell'ordine che ti pareva i livelli da affrontare fino a un certo punto. E
Ricordo però anche che era piuttosto breve, quindi non saprei che aspettarmi, sinceramente. Aspetta, mi sa che salvatina tattica. Ok. Ma lo posso sollevare sto tizio? Non posso sollevarlo sto tizio, quindi. Oh mammina, qua serve il potenziamento per nemici grossi. E allora mi sa che è tutto un cavolo. Ha detto pure troppo poco nel primo gioco. Cioè, nel senso che. Ah, oh, stai parlando di Odyssey, scusa. Penso di sì, ma da come sta facendo Nintendo, non penso avranno altro da fare con Odyssey. Ah, cavolo, dovevamo fare prima il cratere. Ok, a logica immagino che il cratere ci dia questo cappero di potenziamento per i nemici grossi. Anche se, oddio ragazzi, il mio più grande sogno sarebbe. Questo lo devo fare di giorno sicuramente perché i gufi, se no, stanno di sopra. Odyssey è un mare di possibilità completamente sprecato. Sì, quello lo posso capire. È una, tra virgolette, critica che sento molto spesso. E la posso capire, assolutamente. Oh mammina, oh mammina. È velocissimo rispetto al 2 sto coso. Ma vogliamo parlare di come il tronco si interrompi improvvisamente? Sembra un errore di texture. Allora, oltretutto la musica è anche un po' snervante. Mamma mia, no, no, è. Non so come sia riuscito a farlo a fare first try questa sezione perché questo gufo è estremamente veloce rispetto a Wario Land 2, cavolo. Oh no, è tornato il sole di Mario Bros 3. No! Mannaggia! Pelo pelo. Oh, Lucario! Facciamo che questo commento non lo leggo. Eh sì, ovviamente da tradizione Wario è morto. Prendo prima il verde del rosso, a quanto pare, ma sì, dai, facciamo così. Sole. Sole, non ignorarmi e infuocami. Ok, grazie. Salute Wario, salute. Proprio sempre fresco come una rosa. Wario è come il leak del Monster Hunter morto. Questa mi è piaciuta. Ok, devo fare sta cosa. Dov'è il sole? Ma perché se ne va? Allora facciamo così. Ecco, yeah. Bravo. Spero che basti. Ok, posso. Oh. Perfetto, bruciato al momento giusto, cotto a puntino. Mi sa di power up sto coso. Sì, finalmente.
Dalla forma direi che è qualcosa che ci fa saltare più in alto. Oh, meno male. Che bello. Raga, penso siano i momenti migliori di questo gioco. Non avete idea della liberazione che sento nel cuore quando otteniamo il salto potenziato? Cioè, scusate, quando otteniamo un potenziamento, non nello specifico questo. Ok, abbiamo. Sì, abbiamo saltato il tesoro rosso, ma non ne faccio un dramma, tanto lo recupereremo più avanti. Virtual Boy Wario Land vorrei giocarlo. Stagnant Swamp, che non ricordo dove sia. Vabbè, la cerchiamo. L'unica cosa. Il fatto è che è molto corto, tipo, mi pare che duri. Sulle. Aspettate, controllo un attimo, eh. Allora. How long to beat? Wario Land. Sì, eccolo qua. Scusate se il gioco è mutato, eh. Io posso trascinarlo da OBS? Ah, forse no. Vabbè, pazienza. Volevo farvi vedere proprio lo screen. No, comunque sono andato un attimo a vedere la durata e praticamente la storia principale dura 2 ore e mezza, mentre completarla al 100% dura 4 ore. Ma normalmente queste stime sono lievemente superiori ai tempi effettivi, quindi non so, magari ci vorranno 3 ore solo per finirlo al 100%, quindi è solo un'ipotesi, ma dobbiamo prendere il verde. Sto valutando eventualmente di fare una live apposita singola per farmi tutto Virtual Boy Wario Land, anche per più di 2 ore se sarà necessario. Però è ancora tutto da vedere, è ancora tutto in forse. Spero non servisse convertire il livello al layout diurno. Oh mamma mia, che orrore. Ah, questo me lo ricordo. No, non ci voglio andare qua. Non so se se vi ricordate cosa si cela lì. Dovremmo odiarle. Oh, ma che te fate? Mi vuoi portare il caffettino già che ci sei? Ah, e allora niente. Allora niente, tranquilla. Ah. Stavamo parlando delle porte che cigolano. Ah! E di me che cado di sotto. Dai! Sì, vabbè, raga, ormai alle conversazioni Riviello dovete farci l'abitudine, non me ne libererò mai. No, qua ci sono stato. Oh, mamma mia! Hai ragione, che orrore! Sembra che c'ha due denti! È bruttissimo! Così e così credo. Qua c'è qualcosa? Provo a passare al layout diurno.
Allora, vediamo se di giorno cambia qualcosa. A caso porta abbastanza nuova, ma ho le maniglie che non valgono una mazza. Che cosa succede alle maniglie? Oh no, 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 ho sbagliato strada di nuovo. Benvenuti al resto dello stream con me che cerco di fare avanti e indietro a casissimo in questo singolo livello. Ho mica perso frame. Ho visto uno zero molto impanicato in basso a sinistra. Ok, ne ho persi, meraviglioso, grazie. Aia. Il che? Oddio, non ho capito che intendi. Aspetta, aspetta, aspetta. Era dove c'era il coso minatore? No, o quello era un altro livello? Non è qua, però. Qua c'è il boss, vero? Che non voglio mai più vedere in vita mia. Vattene, 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 vattene. Ok, dov'era? Sotto? Era qui? Non era qui. Ah, mi ricordo di quel coso spaventoso. Ma non ricordo dov'era. Qua? Oh, eccolo, 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 eccolo. Oh, via, 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 via. Wow, è molto più semplice scappare ora con la spallata potenziata. Ok, perfetto. Grazie Diego per il piccolo tip, mi ero completamente scordato di questa porta. Però l'abbiamo fatto già lo scrigno rosso, quindi ci deve essere qualcos'altro da qualche altra parte. Che non è qui. Ah, non mi vuoi prendere. Ok. Era qua. Mamma mia, che bello poter saltare così in alto. Una liberazione che non avete idea. E devo portarmene una appresso. Non così, non così. Vabbè. Facciamo che resetto la stanza. Non. Ok, è uno. E due. E tre. E ok. Oh, alleluia. Perfetto, ora viva mica di dirmi anche dove sta lo scrigno verde senza che cerco di nuovo a vuoto perdendomi. Beh, visto sono stato talmente idiota da non trovare
una singola porta per 5 minuti. Forse è qua. Boss! Non mi ha letteralmente dato il tempo di agire. Ah, ah, ah. Questo qua è un... Oh, ma... No, vabbè, ma che stiamo scherzando? Ma che roba è sto coso? Questo qua è un discount LeChuck di Monkey Island. Devo prendere le lucette, forse? Ok, sì. Ah, devo spegnerle tutte e quattro in tempo. Interessante. Carino come concept, ma forse l'avrei ripensato un attimo meglio. Letteralmente un boss che ti può far fuori in mezzo secondo e che puoi far fuori in mezzo secondo. E questo è, sì, è il quarto Carillon. Carillon, Caricoso, come cavolo volete dirlo. Sì, era veramente una pippa sto boss. Wow, ce ne manca uno solo. Lato storia ormai abbiamo... Siamo quasi alla fine, credo. Lato completismo... ci vorrà un po'. Dunque... Dov'era? Eccolo qua. Sotto le onde. Che pizza, non mi piacciono i livelli acquatici. Ecco appunto, come partiamo molto bene. Di qua cosa ci sta? La musica di Wario sì, è fantastica e so d'accordo che alla Nintendo... Se la filino fin troppo poco questa serie, perché è davvero un peccato. Ma pure Smash Bros, se ci pensi, non sono neanche sicuro che ci siano musiche di Wario Land. Credo ci sia solo roba che rappresenti WarioWare. Vai, vai, di qua. Ah no, no, decisamente non così. Ok, forse ho capito. Ah, ok, c'è almeno qualcosa. Credo che sia Shake Dimension. E... Beh, Wario è morto, ragazzi. Mi dispiace, dobbiamo chiudere lo stream. Nah, va tutto bene. E di nuovo. Io mi chiedo cosa è saltato in mente agli sviluppatori quando hanno pensato di fare questa animazione.
No! Ok, è tutta una sezione da fare su queste robe con questo effetto sonoro molto rassicurante. Uè, 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 non così. Ehi là, Riccardin3! Grazie tante per il follow. Tra l'altro pure Lucario ha tirato fuori un buon punto. Che l'hanno fatta a fare sta animazione se comunque non la puoi sfruttare? È letteralmente solo una cosa fatta là per rallentarti e basta. Ok, questo è lo scrigno rosso. Teoricamente ci manca ancora quello grigio, quindi. Oh no 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 no. Che diamine. Interessante quella porta. Mamma mia, è pieno di robe sto livello. Sei Riccardin7 che ha perso l'account. Ah cavolo, password dimenticata. Oh, è quello dopo. Oh, ok, ora sì. E ci manca anche la chiave grigia, splendido! Allora, c'è quella porta dove entrare. Che stimerei essere più o meno qui. Fantastico. No, mi sa che quel bruco mi serviva. Stai esplorando a vedere tutte queste funivie. Ma guarda, non sei l'unico. Per il momento abbiamo un po' di tregua. Level design, signori, perché era ovvissimo, palese, proprio lapalissiano che dovevamo sfondare questa parete solo mentre eravamo avvolti da una ragnatela. Dai, però, mi sento un po' preso per i fondelli così. Letteralmente tre scrigni e zero chiavi. Voglio prima andare a destra. Meno 16 su 10. Ah, ma qua c'ero già andato. Vattene, vattene, vattene. Non abbiamo non uno, non due, ma tre posizioni per i tesori. Sì, quello è vero, dai. Ecco, sta parte mi inquieta tanto. Mamma mia, che ansia. Ok. Via qua. Come ti permetti, dico io. Ecco, fammi da mangiare adesso. Tony non è più un ti immagini come puoi vedere. Ho letteralmente trovato tutti gli scrigni e non ho neanche una chiave. Ragazzi, non lo so, sono come un dimme. Ma dopo, ma fai un favore? Forse dopo deve passare un amico mio? 10 minuti che devo scendere un E attimo. quindi E in quei 10 minuti, se sto a fare lezione, non vuoi ascoltarla? E mi dici che a dico? che ora inizia la Beh, lezione? 18, E no, però. va perfetto, perché alle 18 chiudo. È da clippare cosa? Mi sorella o...
Dicevo, è da clippare la conversazione con mia sorella o il fatto che ho trovato tutti gli scrigni senza neanche una chiave. Sì, ragazzi, non lo so, è come se fossi, boh, fate un paragone ed è azzeccato. È come se fossi Link senza la spada, Fo Fox senza la pistola laser. Oh mamma mia, oh mamma mia. Mario senza salto. Beh, puoi trovarle. Oh, perfetto, almeno una. Un mago senza punti magici, cioè gli MP nei Final Fantasy, Zack senza le conversazioni, c'è un paragone per tutto per paragonare questa cosa. No, 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 no. Torta al cioccolato senza cioccolato. No, mamma mia, ragazzi, una volta avevo fatto una ciccionata veramente assurda, cioè roba che... No, ho sbagliato. Ro roba che le ciambelle di questi nemici che fanno trasformare Wario ciccione non è nulla in confronto. Praticamente una mia amica aveva fatto... un attimo, voglio prima assicurarmi di... Non ho fatto bene. Ora sì. Praticamente un'amica mia aveva fatto questa torta con un'esagerata quantità di cioccolata. L'impasto era fatto di cioccolato, c'era anche il cioccolato fuso sopra. E sopra ci avevo messo anche un po'... Questa qui è un peso. Grazie. Ragazzi, è arrivato il caffè, sentite il rumore della tazzina? Che sbatte sulla scrivania stavolta e non sul piattino. Ah, mamma mia, buono. Stavo dicendo. Oh, queste sono le bombe di Bomberman che esplodono. Sì, mi ricordo che... Allora, mi ricordo che stavo pure nel bow... Sì. Altri 40 livelli da visitare. Allora, torno dalla figura amichevole, mi finisco la tazzina e poi finisco di raccontarvi questa mia impresa. Ok, dobbiamo andare nel vulcano! No, non era qua. Era... là. Ok. Ok, prima caffettino. Ah, che meraviglia. Wario scazzatissimo che mi dice: Zacche, te muovi a bere sto caffè? Oh, che carino, si è addormentato! Ok, finalmente ci sono. Dobbiamo prendere lo scrigno rosso. Ora vi riracconto dal principio sta storia. Aveva fatto questa torta con l'impasto. Già l'impasto aveva il gusto di cioccolata. Sopra c'era anche il cioccolato fuso e nelle fette, visto che insomma non basta mai abbastanza cioccolata, ci avevamo anche messo un piccolo schizzo di Nutella, niente di che, giusto per non esagerare, per rimanere leggeri su via. E non era finita lì. Oh cavolo.
Aspettate, 1, 2, 3, 4, credo sia l'ottavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui? Perfetto. Oltre a questa esplosione di calorie e cioccolate diverse, sta amica mia aveva anche fatto la cioccolata calda. E quindi voi penserete, ah vabbè, hai fatto il ciccione che ti sei preso sta cioccolata e poi anche la cioccolata calda. No, no, sarebbe troppo semplice. Ho preso questa fetta di torta e l'ho immersa nella cioccolata calda e poi me la sono mangiata. Prego, ora sapete come diventare Wario Ciccione in un semplice passo. Ma poi la torta si squaglia. Ma infatti l'ho immersa e poi me la sono mangiata subito. L'ho presa con un cucchiaino. Ha fatto un'animazione troppe calorie, ma è una cosa da fare massimo una volta nella vita, infatti. Non è assolutamente qualcosa che vi consiglio di fare spesso. No, ho sbagliato! Allora, tu vieni con me. Perfetto. Come ti triggerò a te? Così? Il cioccolato crea dipendenze davvero? Ma diciamo che un po' tante cose rischiano di creare dipendenza. Top delle idol animation. Beh, questa The Wario ha molti punti secondo me, ma a mio parere quella di Diddy Kong in Donkey Kong Country 2 è molto molto figa. È una macchinina? Che ci dovremmo fare con una macchinina? Cioè, dove la usi una macchina in questo mondo? Ok, non si sa cosa dobbiamo farci ancora. Ehi ragazzi, se il comico Eric Idol si anima, è un Idol Animation! Questa è The Gomem, non è mia. Pizza al cioccolato. Allora aspetta, se è solo la focaccia bianca con sopra la cioccolata. Va bene. Se invece vuoi commettere un'eresia e prendere la pizza classica e metterci sopra il cioccolato, allora dobbiamo un attimo parlare di 3, 4, 500 cosette. Aspetta, ma ha detto che devo. Ma ha detto lo stesso livello di prima o sbaglio? È la seconda che ho detto. Niente, raga. Facciamo finta che questa conversazione non sia mai esistita e continuiamo a parlare di quanto sia bello Wario Land 3. Quindi torniamo al vulcano. No, no, niente ban. Non sono così cattivo. Oh, a proposito, ragazzi, domani, 10 marzo, è il Mario Day. Ora, noi faremo cose su Twitch che annunceremo, penso, in serata. Però intanto chiedo a voi, da parte di Nintendo vi aspettate qualcosa? Mi piace Duraner, ovviamente il null. Oh, me lo ricordo sto tizio. Ti sa pure quello che facciamo se vuoi. Aspetta, aspetta. Wario collabora. Wario. Wario.
Wario! Wario! Dai! Oh, ce l'ho fatta! Mamma mia! 40 minuti di tentativi! Domani che facciamo? Allora, vi do un piccolo indizio. Un attimo, mi sto stiracchiando, che bello. Vi do un piccolo indizio. Ci saranno più cose e una di queste vedrà il ritorno di una piccola cosa che avevamo fatto in occasione di un'altra giornata molto speciale, in particolare per me, cioè proprio per la mia persona. Quindi vediamo se ci arrivate. Comem dice che... Oh, mega sorpresa, Mario All-Star non sarà più limitato che sorpresissima. No, secondo me no, comunque. Mario All-Stars rimarrà limitato, ma... Nel senso che dal 31 marzo non sarà più possibile acquistarlo, ma renderanno disponibili i tre giochi separatamente. Almeno secondo me faranno così. Proprio la collezione 3D All Stars, quella secondo me resterà... come si dice? La ritireranno definitivamente. Oh, c'è Tony che ipotizza qualcosa. Ah, chissà se ci ha preso. Io non dico niente. Ecco, questo sono io che scappo via dopo che Tony ha tirato a indovinare. Ok. Non so se devo restare invisibile, ma mi piace. Quindi... Ah no, devo prendere fuoco. Fuoco, mi raccomando, non fuoco. Fuoco. No! 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 Oh mamma mia, è difficile, è difficile. Ci sono... Oh, che fortuna, mamma mia. Se prendi fuoco da invisibile... Ho appena preso fuoco da invisibile, in realtà. Quando sono andato addosso alle fiamme ero ancora... Che pizza, sono tornati sti tizi. Non li voglio. Vattene. No, quanto non mi sono mancato. Ma potevano restare nel ponte di Brooklyn. Immagina se rimane intrappolata invisibile nel punto della chiave verde. No, quello non poteva accadere perché è un punto safe in cui niente ti può fare male. Ok, ogni tanto dico che c'è un level design ogni tanto un po' discutibile, però non ai livelli di game breaking, assolutamente. Ecco, tipo, questa parte è un po' bullshit perché devo stare attento ai pesci e non è semplicissimo perché ho Wario invisibile che, insomma, non è la cosa più semplice al mondo da controllare. Tipo... facciamo che prendo fuoco. Oh, molto meglio. Ragazzi, in questo Wario Land stiamo prendendo fuoco talmente spesso che dovremmo fare un... non lo so... O una compilation di tutte le volte che è successo, oppure una... Ci facciamo sopra una canzoncina, tipo facciamo le lyrics sul tema musicale di Wario Infuocato. Questo mi sembra... Boh, un sacco d'esordi, non lo so. Sul tema di fritto misto. Ok, spero che adesso il tizio mi mandi in un altro livello. Stagnant Swamp, c'eravamo stati anche prima, mi pare, giusto? Il Wabibbo.
Mi chiedo se esista. Se qualcuno ha mai fatto una simile creatura da qualche parte. Dov'era? Qua. Che devo prendere? Lo scrigno blu. È vero perché abbiamo fatto esplodere le bombe, quindi so già dove andare per una volta. Tipo di so de sotto. Qua. Sì, è vero, ora questi passaggi sono aperti. E devo sfruttare sti bei tiziani per raggiungere la chiave blu, possibilmente senza finire tagliato in due. Venite tizi. Tizi! Dai! Dai, ci sei quasi, bravissimo. Oh, ce la... No, non ce l'abbiamo fatta. C'eravamo quasi. Oh, a proposito, vi aggiorno un po' sulla mia vita privata di videogiocatore. Ho preso il secondo DLC di A Hat in Time, quello sulla Yakuza Metro, finito al 100% anche quello. Sono molto tentato di prendere anche l'altro DLC, ovvero il primo. Però per adesso, siccome volevo un attimo mettere in pausa il gioco, mi sono buttato su Celeste. Eppure quello mi sta un sacco piacendo. Sto in questo periodo molto particolare in cui... Perfetto. Mi sto buttando quasi solo su giochi relativamente brevi, affrontabili, non esageratamente lunghi. E devo dire, mi sto rilassando un sacco. Anche perché il 2020 è stato un dramma per me. Troppi, 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 troppi RPG che duravano decine e decine di ore. Questo sembra boh. Sì, è vero, sembra un po' un tornado. Ok, mettiamo il tornado nella sacca. E che dovrebbe succedere? Sì. Oh, interessante. Raga, letteralmente stiamo tornando al primissimo livello del gioco. Mi chiedevo effettivamente quando l'avremmo mai più rivisto. Eh sì, dovevo prendere ancora lo scrigno verde e quello blu qua. Ok. No, no, no. Ora sì. No, 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 non mi date le mele. Cattivi, cattivi, cattivi! Ah vabbè, c'è solo una moneta, quindi posso ignorare per adesso. Oh mamma mia, brutale. Ok, là ci siamo stati. Provo un attimo ad andare da un'altra parte. Sì, l'ho ucciso di brutto, non me l'aspettavo. Oh mamma mia, è vero. Nel 2 c'erano tipo dei cani che lanciavano le bottiglie. C'è Diego che mi dice entra qua, quindi diamogli retta, ma magari senza restare fulminati. Oh, ok, ecco a cosa servono le foglie.
Bello, bello, mi piace. Sembra che sbuchino fuori dal nulla, però è un tocco carino, dai. Più che altro sono troppo colorate per essere ambientato di notte il livello. Avrei dovuto farlo di giorno, sarebbe stato un po' più realistico. Mi manca la chiave verde. La chiave verde. Non è qua, vero? Immagino sia da un'altra parte. Non che sia un problema, adesso che ho quasi tutti i power up, mi sto divertendo molto di più ad esplorare. Forse ho capito dov'è. C'era questa sezione. Eccola là. Sì, me la ricordavo. Ok, facciamo le lyrics come vi dicevo. Wario morto. Wario brucia. Oppure fate tipo un drinking game, uno shot per ogni volta che Wario viene bruciato in questo gioco. Eh no! Ok. Belle queste lyrics, grazie Tony, grazie modestamente. No! Oh, mammina, devo rifarmi sto pezzo. Non è stressante di suo, sono i pesci di sotto che mi spaventano. Perfetto! Uno shot quando Zack canta una lyrics? No, dai, non sono così frequenti. Secondo me potete resistere. Ma sono altre pinne, ste cose? Ok, è un power up. Ma è sempre inerente al nuoto? Ah, rotto! Me ne frego altamente delle correnti sostanzialmente. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Voto 10. Banco, eccetera, eccetera. Wario in questo gioco sta passando da Pippa a Doppi. Beh, sì, è. Diciamo che è la logica dei Metroidvania. Ma conta. Fino a un paio di settimane fa. Aspetta, fammi ricontrollare quando ho streamato. Allora, 5 marzo, 2 marzo. 5 marzo era la parte 3. No, la parte. Sì, questa è la parte 4, mi pare. Fino al 2 marzo lo stavo trovando pesantuccio come gioco, per quanto era limitato Wario nei movimenti. Giovedì scorso stava iniziando finalmente a intrattenermi, ma adesso che ho il movimento quasi completamente libero, mi sto divertendo veramente un sacco. Oserei dire, se fosse stato così da subito, forse l'avrei preferito al 2. Ciao FNerd! Eh sì, oh mamma mia che bello, che bello! Ragazzi, potrei fare questo per la successiva mezz'ora, solo per la soddisfazione di farlo, ma è fantastico! Mamma mia, chi ha bisogno di attraversare un livello? Io, Wario, sono il livello!
Adoro, adoro, adoro. Mamma mia, che bello, che bello. No! Ok. Sti cosi mi fanno male. Ah, cavolo. Ah, no, 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 F-Nerd, tranquillo, è fatto apposta. È un power-up che abbiamo appena ottenuto, che appunto consente a Wario di attraversare le correnti. Potresti, grazie. Mamma mia, ste liane sono un po' troppo. Oh no, 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 no. Ok, va bene, va bene. Mi piace. Hanno messo sti massi come sorta di checkpoint, carino. Chiave verde. E immagino che lo penso che lo scrigno sia un filino più avanti. Allora. Ah, cavolo. Mi confondo facilmente con queste liane che sono letteralmente larghe. Un tile. Nell'ultima Eliane che nemico ci mettiamo? Una presa nella corrente. Oh, mamma mia. Sì, si sono divertiti parecchio. Ci sono. Ok, ci sono correnti fatte apposta neanche per le super pin, va bene. Quindi devo farmi per forza sta stanza. Boss! Non ho capito che devo fare, però. Devo fargliela finire. Devo farlo mangiare? Mangia, mangia. Ok, sì, devo farlo mangiare. Santo cielo, è il secondo nemico che facciamo scoppiare o sbaglio? Ragazzi, questa cosa è brutale! Vi rendete conto che questo pesce è intrappolato qui? Non dico per il resto dei suoi giorni, ma per una bella manciata di ore finché non si sgonfia. Mamma mia, questo gioco è cattivo con i boss! Vado di qua? Ok, niente. Pesce 18. Pesce 18. No, non so che rapporto avere con i boss di questo gioco perché questa sembra una bambola voodoo, perché ce ne sono alcuni che appunto sono finiti quasi subito, ma altri tipo quello del calcio, quello veramente. Lo schifo più totale, l'ho detestato. È veramente una bambola voodoo. Che sta costruendo una grata. Ok. Beh. Ok, dobbiamo tornare alla torre. Non solo alla torre.
Beh, ragazzi, ci ha costruito una grata, quindi possiamo solo che ringraziarla! Siamo grati di questa cosa! Questa l'ho già fatta durante One Mind in un altro contesto, non odiatemi per favore. Ok, dobbiamo andare alla torre. L'emoji di Iper è azzeccatissima. No, vi prego. Piacciono questi pezzi Metroidvania. Ma guarda, se ti piacciono... Non così. Se ti piacciono Wario Land 3, te lo straconsiglio perché è tutto Metroidvania. Certo, un po' una palla che ogni volta che devo entrare in sta torre devo sempre fare sta specie di puzzle iniziale. Vedo Streamlabs che la chat si è scatenata. Allora, dove andiamo di bello? Più che altro non ricordo mica... Non ricordo dove la roba doveva arrampicarsi, forse... No, qua non penso, ricordo che... vabbè. Guardia portò... Guardia brucia chi andò... Il livello a... come si chiamava? L'ho pure scritto nel titolo, aspetta. Pool of Rain. Mamma mia, che orrore Pool of Rain. Spero di farlo per ultimo in assoluto. Non voglio vedere quel livello mai nella vita. Per questo tipo di giochi, secondo me è meglio una mappa aperta senza livelli. Sì, su quello sono d'accordissimo. Wario Land 3 è un po' strano in questa struttura che appunto propone roba Metroidvania, ma ha comunque la struttura classica dei livelli. Però direi che a suo modo è anche il bello del gioco. Ok, è qui. No, 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 no. Preso in pieno. Oh, ottimo. aspetta, Fnerd, ti faccio una domanda. È la prima volta che mi stai vedendo giocare a Wario Land 3? Perché è perfettamente nella norma questo. Ok, ho visto lo scrigno. E ho fatto una cavolata. Mamma mia, sono tornato all'inizio. Ah, ok, la prima volta. Sì, guarda, è normale. Praticamente i nemici cercano di ostacolare Wario come possono, ma Wario approfitta dei nemici come può lui. No, 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 vattene. Ok. Sti nemici che lanciano mele comunque li stanno spammando a più non posso ultimamente. Sì, tra l'altro compare dal nulla, quasi senza contesto. Ok. Cioè, letteralmente mi ha... Ah, ok, è proprio un livello nuovo, credevo fosse da rivisitare qualcos'altro.
Sì, l'ho notato che il tizio mi ha fatto la linguaccia. Ok, quindi torniamo di nuovo nel vulcano! Da un altro lato. No, 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 voi siete fatti palesemente solo per ostacolarmi. Il vulcano 2! Ma sei serio? Vattene! Cos'è sto coso? Sembra tipo un portale dietro un'altra dimensione, ma boh, non lo so. Vabbè, forse è qualcosa che si sbloccherà più avanti. Serve per più tardi, perfetto, grazie per la conferma, Diego. Lì c'è lo scrigno verde, dubito miseria, anche perché non posso proseguire per di qua al momento. Hai rotto il tessuto dello spazio-tempo. Vabbè, che vuoi che sia. Ci sono tanti protagonisti nei giochi che pasticciano quanto gli pare con lo spazio-tempo. Ok, non voglio che respawni quel coso. Bene. Posso fargli. Ok, interessante che almeno la rana finalmente. Questa rana cicciona finalmente possa interagire in qualche modo, ma non vedo modo per farla interagire al momento. Ah, ho capito. Ok, ha senso. Carina come cosa. No, F-Nerd, qua essere piccolo non esiste. Al massimo c'è la trasformazione Wario Vampiro, in cui può diventare in forma pipistrello. Ma come faccio qua? Posso dare fuoco? Oh mamma mia! Funziona! Ok, non posso salire le scale per di là. Presto, presto, presto! A posto. Io l'ho detto, questo gioco è veramente brutale con i nemici. Ciao, Fairypuff! Hai appena visto una rana arrostita? Tutto ok, tutto ok. Abbiamo appena collezionato l'ultimo power-up. Credo sia il power-up per i nemici più pesanti. Oh, finalmente, era anche ora. Ok, là era pieno di quegli orsi rompiscatole. Anche lì c'era un orso rompiscatole.
Ora puoi fare tutto. In realtà ancora no. Ci sono degli eventi ancora da triggerare per modificare i livelli. Tipo appunto qui c'è ancora quel varco, quella specie di varco temporale che dobbiamo aprire. Questo gioco l'avevo per GBC, ricordo che lo completai al 100%. Oh, grande, mi fa piacere. Mi fa sempre piacere far ricordare a qualcuno i giochi della propria infanzia. E comunque anche in questo playthrough stiamo puntando al 100%, quindi se vuoi restare ogni tanto ci fa solo che piacere. Ora Wario è letteralmente Wario, non è più un tizio che fa il cosplay di Wario. Mamma mia. Castle of Illusion. Ok, so già dove andare. So già dove andare in Castle of Illusions. Allora, ragazzi, direi di fare. Oh, dai, grazie mille. Anche perché è capitato più di una volta che mi bloccassi. Oh, mamma mia. Ragazzi, ma ci pensate che finalmente ho tutti i poteri? È bellissima comunque la chat che ogni volta che entro in questo livello qualcuno fa la battuta su Castle of Illusions di Topolino. Comunque che stavo... Ah sì, stavo dicendo, visto che abbiamo tutti i poteri finalmente... Direi che è un buon momento per chiudere quest'oggi, ma facciamoci un altro paio di scrigni, tanto per almeno per arrivare alle 18 precise, e poi ci salutiamo. Ok. Era qua. Dannazione, non dovevo premerlo. No, no, questo va bene così. Mamma mia, ma sarò un genio. No, 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 no. Oh, mamma mia, che ansia. Oh, ci sono. Mamma mia, mamma... Oddio, voglio piangere, che bella sensazione. Mi sento così libero, raga. Regà, regà. Io no, non so come spiegarvelo davvero, è una sensazione meravigliosa. Vai, Wario, vai. Allora, tutti gli scrigni sono a sinistra, quindi a rigor di logica qui ci saranno tutte le chiavi. E se sono nascoste dietro delle colonne, tipo mi si è appena creato il jingle. Ok. Non è che mi faccia proprio impazzirissimo come level design, ma chiudiamoci un occhio. La cosa che più mi aveva affascinato erano le varie forme che prendeva Wario. Ah, vabbè, sì. Sì, qua lo diciamo spesso quanto amiamo i Wario Land per il fatto che propongano questa struttura così particolare. Dei power-up. Non è che devi prendere un fungo o un fiore per potenziarti, no, devi farti menare dai nemici. Vabbè, comunque direi che non serve che esploro oltre per il momento. Andiamo direttamente a prendere lo scrigno rosso. Che se mi ricordo... Vattene tu, vattene. E vabbè.
Anche quando non voglio sblocco cose. Mi pare fosse qui. Ah, però mi serve il nemico. Vieni, vieni. Ho detto vieni. No! Ma che cretino che sono! Reset della stanza! Ok, ora sì. Grazie per il bravo Tony. Ah no, giusto, qua era solo caricato. E perfetto. Mario 2. Tutto sto spam di bravo. È una fiaccola? Credo. Devo dar fuoco a un qualche bosco. Ma magari ci fa tornare di nuovo nel primo livello. Si è rotta la chat. Sto avendo sto dubbio. Potrebbe essere colpa di Maggi che non ha aggiornato qualcosa. Maggi, se mi stai sentendo, dai un attimo un'occhiata alla chat. Ti fa andare Oh, mamma mia. Fairypuff, complimenti. Se giovedì 11 marzo dalle 16 alle 18 non è niente da fare, io sto qua e se, tienimi pure per mano durante il gioco, eh? Non dico assolutamente di no. Diceva Duraner che la chat si era rotta, no, non so se era una cosa che si vedeva solo a lui o meno. Allora, Forest of Fear, ok. Oh, bello che finalmente non dobbiamo più fare il giro di Peppe per andare dalla parte nord alla parte est. Non sto notando problemi. Allora, boh. Ah, vabbè, ok, tranquillo, ci mancherebbe. Anzi, mi fa comunque un sacco piacere che sei riuscito a passare nonostante l'orario lavorativo. Allora, sapete che vi dico? Che sembra figo come livello, almeno dall'inizio anche la musica sembra interessante. Perciò iniziamo direttamente con questo la prossima volta. Tanto sono le 6 meno 5, perciò avrei comunque staccato tra pochissimo. Perciò, ragazzi, prossima volta riprenderemo con Forest of Fear. Vedremo di arrivare all'ultimo music box e poi finalmente sarà solamente pura esplorazione per completarlo al 100% e non vedo l'ora di arrivare a quel punto. Voglio esplorare. Mamma mia, non avete idea di quanto voglio esplorare a piacimento come mi pare. Probabilmente farò anche votare a voi di volta in volta quale livello fare, comunque senza che mi dilungo in ulteriori chiacchiere senza un sottofondo musicale. Perfetto. Allora, che dire? Beh, le cose che devo dire le ho già dette, che faremo Forest of Fear la prossima volta, che non vedo l'ora di arrivare alla pura parte esplorativa per il solo gusto di esplorare, che domani c'è il Mario Day, faremo cosette su Twitch che vi ho teasato prima e che annunceremo a breve, in serata, non sono sicuro al 100% dell'orario, ma le annunceremo. Detto ciò, andiamo a fare un bel raidino. E so già a chi fare un raid. Oggi andiamo a trovare i Nintubers che mi avevano gentilmente invitato per giocare a 3D World, ma sfortunatamente
non ho potuto. E in questo momento sono live loro per l'appunto con Super Mario 3D World. Quindi andiamo a trovarli. Spero di averlo scritto bene. Nintubers. Sì, dovrei. Ok, e vai, l'ho scritto bene. Perfetto. Beh, raga, che dire? Sono davvero soddisfatto della sessione di oggi. Abbiamo sbloccato un sacco di roba, abbiamo finito con i power-up. Sono entrati un po' di utenti che non vedevo da un po'. Quindi mi ha fatto davvero un sacco piacere stare con voi oggi pomeriggio. Ora, senza che mi dilungo oltre con queste affermazioni diabetiche, penso di passare al ride. Quindi, beh, ci risentiamo domani, tanto. Ciao ciao!